bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pami. Allora amore mio, oggi per favore sei concentrata? Te la senti? Vediamo quello che riesco a fare. Ma come vediamo quello che riesco a fare? Io ci provo a non urlarti dietro, amore mio. Giuro che ci provo. Però vedo delle giocate che mi fanno venire la pelle d'oca. Mi fanno venire. Perché quando fai le due verso due con gli altri non trovi quelli che non sono capaci? Ma non mi fanno venire così tanto la pelle d'oca. No, ogni tanto sì, ogni tanto sì. Allora ragazzi, il deck di oggi. Eccolo qua, il nuovo deck di oggi. Lo potete vedere ragazzi. È impostato in questo modo. O Grider, Fireball, tronco fuori legge. Zap. Sempre Lock Rider. Certo. E perché allora mi toglie me il gigante? Metti sempre il gigante, puoi metterlo. Mettilo al posto. Mettilo. Ci sta il Giant adesso davanti. Cazzo, mettilo, t'ho detto. Allora. Fottiti, brutta merda. Allora, in zap. Culo. Mago elettrico, peccone e Drago Inferno. Mentre la nostra Pami giocherà con il Giant, la fornace, piano. Giant, la fornace, gli scheletri, gli arcieri, la doppia strega, la zap e i minchioni di cornoni con le ali. I minchioni di cornoni di cornovaglia, ragazzi, si chiamano sgherri, ma la Pami li chiama i minchioni di cornoni. Vediamo se questi deck oggi funzioneranno in questo quinto appuntamento dedicato alle 2v2 con la Pami, nel frattempo che noi siamo in vacanza. Quindi vai amore mio, vuoi che non ti parlo? Cazzo non ti parlo, però mi raccomando, io commento solo la partita. Siamo contro Fraia, che è Miguel Sirio. Vediamo come va la partita. Subito arrabbiatissimi questi due infami maiali. Vediamo un pochettino se riusciamo a fare qualcosa. Loro aprono con un Giant, quindi peccone per me. Trish di Goblin per loro. Vediamo cosa succede. Fornace che può andare a fare qualcosa. No, giochiamo dietro il Giant. Decidiamo di fregarcene completamente del Miner. Ok, ci può stare il loro boia, ci può stare. E io andrei proprio così, molto cattivi in questo modo, a giocare uno Grider. Vediamo se riusciamo a fermare anche le loro truppe. Ecco, si sono sorpassate i nostri tank. Il Giant è andato dietro, il Giant è andato davanti, il peccone è andato dietro, ma non vedo nessuna difficoltà da parte dei nostri avversari nel fermarli proprio bellamente. Easy. Vediamo con un Drago Inferno sul Drago Inferno. Per fortuna riusciamo a deviarli. Ovviamente gli sgherri messi sopra il boia sono la giocata migliore che riusciamo a fare. Avanti con il tronco, bene così riusciamo a difenderci anche se non gli abbiamo fatto assolutamente nulla. Quindi tentiamo di proteggere, fare un mini push con la fuorilegge davanti, gli arcieri dietro. Vediamo cosa succede. Loro vanno con tutte le loro truppe per andare a fermarci. Ci può anche stare, perché così noi abbiamo modo di riuscire a counterare la fornace giocata sopra la fuorilegge. Praticamente sembra essere buona. Bene il mago elettrico, si salva la fornace. Possiamo andare a colpire il boia insieme alla nostra torre. Boia che si è fermato sul limite, quindi non va a colpire la torre. 1880, ancora inviolate le loro torri. Vediamo un pochettino come poter ricominciare questo attacco. La Pami ragazzi super concentrata anche oggi. Ovviamente li gioca. Oh, la Giant davanti al Giant. Vediamo che cosa succede. Mettiamo il Pekka dietro. Questo Giant se ne andrà a farsi friggere, ovviamente. Ma letteralmente a farsi friggere. Andiamo a pulire tutti questi pipistrelli. Più Mago Zap che ci dava veramente fastidio. E come vedete il Drago Inferno non ha nessuna difficoltà a rilocare il nostro Giant. E quindi a bruciarlo. Ma riusciamo a fare anche noi qualcosa. Non si sa bene come, in che modo. Bene la doppia gang, no, è una gang sola con dei goblin. Andiamo a tirare un tronco, la portiamo a 2562, fuorilegge anche per noi davanti. Ok, meno male che sono stato molto veloce. Si salva la fuorilegge, salvano gli arcieri. La fornace dietro mi sarebbe piaciuta. Ok il giant, dietro il Drago Inferno. Dietro il Drago Inferno andiamo a scassare anche il suo Drago Inferno. Peccato che loro riescono a giocarlo benissimo e a fermare il nostro. Allora io spingo tutto dalla parte di sinistra mentre succede un po' di casino di là. Vediamo un po' cosa fanno. Loro giocano solo un Tris di Goblin e riusciamo ad entrare con lo Grider. La portata 2284, la torre 821 invece la nostra. Purtroppo ancora miner per loro. Niente, io fermo di qua le truppe con il peccone. Bravissimo aver giocato gli scheletrini, veramente bravo. Via tutti i goblin. No, cos'è quella zap? Aspetta, che sembrava giocata bene. Dai, col mago zap dietro. Benissimo il mago zap. Mamma mia, andiamo a zappare. Ok, amo, vai, proteggi il mago,
Dai, giù con la fireball, brava gli arcieri, super, 1343, siamo dentro, avanti ancora, non, cazzo, non giocare niente che stiamo attaccando, devi giocare avanti, 1237, 1044, domatore per noi di nuovo, verrà fermato, proteggi sto cazzo di domatore, mamma mia, che peccato, non riusciamo a fare niente, anzi veniamo colpiti addirittura dai cosi, sì, dai con la fuorilegge dietro, Dai, andiamo a zappare. Minchiamo, ferma quel miner. Fermalo, 3.31, ok. 8.78, devo mettere il pecca davanti. Ferma. Aspetta. Quindi pareggio. Non era giocata male. Beh, no, già, perché ragazzi mi sta volando il mondo, se no. No, vabbè, il pareggio ci può stare. Vai, amore mio, vai. Mandami la seconda amichevole nel 2v2. Vediamo di riuscire a farcela, ragazzi. Vediamo un pochettino. La prima l'abbiamo pareggiata, già è meglio. Perché di solito le perdiamo, invece oggi le pareggiamo. Avanti così, attenzione. Yag contro più Super Choco, siamo sempre io e la Pammi, pollicioni in su. Ok ragazzi, c'eravamo quasi, attenzione, benissimo. Apertura col Giant, ti vado a proteggere dietro con il Mago Zap, vediamo che cosa succede. Loro giocano il Valchirione di là, io gli sono pronto, mi difendo io a sinistro. No, fai quello che vuoi ma sulla destra, la sinistra mi difendo io, non ti preoccupare. Ok. Via la Princess che dà fastidio. Perfetto. Vai con lo Grider. Tu gioca a destra, non ti preoccupare, Benissimo. Dai che non sanno giocare questi. Ah, zap un po' esagerata la zap. Aia, scusami, a sinistra sono un po' scoperto. Brava, no. Andiamo a mettergli sopra una fuorilegge. Brava, scusami, colpa mia assolutamente. A non essere pronto a proteggere l'attacco. Bravissima lei a giocare invece gli scheletrini che vanno sullo grider. Purtroppo la torre scende a 262. Pesantissima. Pesantissima l'attacco. Veramente subito fortemente. Un bel tronco. E un pecca centrozzo. La mongolfiera. Fermala. Ci sta, va bene, ci sta. Andiamo con il drago inferno. Amo, dobbiamo tirare giù quella merda di coso elettrico. È quello che dà fastidio. Minchia, il moschettiere di là. Puttana, oh, sono riuscito a entrare. Gli ha fatto tutto il mago elettrico. Ma ti rendi conto? Porca miseria. Dai, spingiamo a sinistra. Ma vaffanculo, c'hanno pure il coraggio di avere il vortice. Bella, quella zap mi è piaciuta. 707, 5, 38, 42 secondi, ce la potremmo anche fare. Oh, il caballero, me lo son perso. Andiamo a tirare un mago elettrico di là. Un drago inferno, amo, proteggi di là con qualcosa quel povero gigante. Non ce la facciamo. Fermiamo l'attacco però. No, gli sgherri, sopra gli sgherri. Dai, che riusciamo a far girare un attimo il coso. Ne tira un altro, ma possiamo proteggerci. Siamo uno pari. Peccone centrale, amo. Minchia, la mongolfiera. Fermala! Hanno vinto. Ho visto anche io che hanno vinto. Dai, uno pari, facciamola bella, amo. Dai che ce la fai. Ti vedo un po' mogia, amo. Dai, mandami questa bella 2v2. Andiamo a farla. Dai che ce la facciamo. Lo so. Veramente dura, ragazzi, fare questo lavoro qui. Vai. Ok, dobbiamo vincerla. Dai, vuoi giocare col mio deck? No, vai allora, mi raccomando. Dai, amo, più attiva. Dai,
Attenzione, vediamo di riuscire a fare una bella apertura subito per loro con la fornace. Io boh, non so neanche perché vado a troncargliela così, proprio easy. Ma non li hai presi? Ma però tu non stai giocando e lo so che non li ho presi. Gli ho tirato giù quei due cosi là. Peccato per il bocciatore. Andiamo così. Tento una zap, ma non è a senso giocarla sui cosi al 12. Minchia però. Dai la fuorilegge che ci va. Vai che ci va la fuorilegge. Drago inferno e... No, a sinistra gli arcieri, a sinistra. Dai, brava. Io li zappettavo questi. No, ma non puoi zappare, cazzo. Se giochi gli arcieri, non zappare. Io l'hai zappato. No. Non hai usato gli arcieri di lì. Ma sì, li perdevamo di qua. Ce li tiravano, che te ne frega. Ci stavano gli arcieri di là. Guarda cosa vanno a fare alla torre. Gli arcieri che non avresti giocato. Gigante Royal per loro. Bella quella strega, mi è piaciuta. Ci sta. Andiamo a fare male subito. Tutto quello che hai. Sì, bravissima. Questa è una gran giocata. Brava. Dai che siamo difesi da Dio, dai. Se riuscissimo a proteggere quella strega. Già io non ce l'ho. No, ma anche con un'altra truppa. Fa niente. Lasciamo andare. Tira qualcosa. Minchia, ma hai la zap, non la tiri. Era pronta adesso, Cristo. Brava. Che rompicoglioni. Mamma mia, che ansia. Ma mi rompi il cazzo proprio. Mamma mia, che ansia. Dai, andiamo a fare così. Andiamo a tirare il nostro mago elettrico e gli arcieri. 45 la torre. Dai, amo, non possiamo perderla questa. Ce la facciamo. No, non gli devi giocare così, cazzo, che gli dai due di mana gratis. Piuttosto adesso andiamo ad attaccare a destra. Cosa c'hai di bello? Riesci a proteggermi il pecca? No, ferma. No, dobbiamo giocare ancora di qua. Dobbiamo fargli tirare giù la torre. Va benissimo, amo. Brava, va bene anche la fornace. Ci sta la fornace. Ci sta di brutto la fornace. Brava. Avanti ancora. La strega è ancora salva, amo. Non so se hai notato. Vado a troncargli la princess. Sì, mettilo. Assolutamente sì. Dai che ci siamo. Brava. Questa è stata una gran giocata, amo. Oh, cazzo. Quello me lo son perso. Brava. Andiamo a spingere. Il gigante se ne sta andando. No, non se ne va. Sì. Il secondo alla fine, ho Grider davanti. Che fatica però, eh. Mamma mia. Bravo amore mio, brava ragazzi. E anche per oggi ragazzi le partitozze in 2v2 sono andate. Adesso andiamo a mangiarci una bella angurietta ragazzi in un chiosco che ho visto un po' imboscato, amo, che faceva di quelle angurie che vigliacca suina, erano più rosse. L'ho visto solo io. Erano più rosse dei tuoi capelli, erano le angurie ragazzi. E quindi io vi ringrazio davvero tantissimo, noi vi ringraziamo davvero tantissimo per essere stati qua anche oggi ragazzi, vi ricordiamo di lasciare un bel like, spolliccione in su, spolliciate sui nostri, spolliciate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo domani, ciao!